a prescindere da chi pinti, distillatrice tutto fare in Maremma, lei va dalla caldaista all'imbottigliatrice a vendere tutto, ci pregava sconsolato di convincere la figlia a lasciar perdere questo mestieraccio, con pochi vantaggi e molte grane. Risultati? Zero. È un mestiere straordinario, che ti prende completamente, ti pervade, quando trasformi materie prime più o meno solide in fantastiche gocce trasparenti e profumate. Ti pervade e ti innamori. Ma le spine ci sono. Già partiamo disgraziati fin dalla produzione degli alcolici, quando lo Stato ci appioppa un'imposta che in teoria dovrebbe essere a carico del consumatore, ma che ti viene chiesta comunque. Ti rubano il prodotto grezzo in bottiglia, devi pagare l'accisa, mica il ladro, la paghi tu. Cedi il prodotto a qualche cliente insolvente, è come se l'avessi bevuto tu. Di fatto garantiamo e anticipiamo con oneri davvero sempre più insostenibili man mano che l'accisa sale a livello finanziario e assicurativo. Tocca essere ricchi di principio, altrimenti non ce la facciamo. In questa attività nostra, super controllata a livello fiscale, con impianti piombati e filiera produttiva campionata, siamo soggetti a verifica da parte di almeno 4 organismi che a volte si intralciano alla faccia di altre categorie economiche, dove forse questi organismi proprio non li hanno forse neanche mai visti. Abbiamo desiderio che con i nostri alcolici si possano ritrovare i momenti conviviali di unione, di tradizione, di amicizia, di ricorrenze simpatiche, e invece ci troviamo spesso sul banco degli accusati per abusi di alcol che invece noi condanniamo. Va bene che il mestiere ce lo siamo in qualche modo certo noi, porca miseria, ma poi mi sembra anche davvero troppo. Sarebbe così bello che qualcuno provvedesse a rivedere e ad ammodernare queste regole. E adesso un po' di numeri. Per quanto riguarda le acquaviti, nel 2011 in Italia sono stati prodotti 192.800 ettari di acquaviti, con 16% di meno rispetto all'anno precedente. Sul fronte dei consumi, noi seguiremo la produzione e il consumo. La produzione in sé è un dato che conta relativamente, il consumo è quello più importante. L'acquavite di vino continua, occorre tuttavia esaminare nel dettaglio queste produzioni. L'acquavite di vino continua ad essere la prima voce in termini di volume di produzione, anche se subisce un calo ulteriore del 30% in linea con quello che è successo lo scorso anno, erano addirittura 38% di meno. Poi c'era il problema della tensione con i francesi e con i tedeschi, i francesi di conseguenza hanno caratterizzato queste diversità di produzione. Il mercato di consumo nazionale del brand italiano è piuttosto modesto, e anche il 2011 evidenzia un calo nelle vendite nei canali Horeca e GDO di circa il 6,7%. La quantità venduta equivale a 27.000 euro. Le acquavite di frutta, con 20.000 ettari, si pongono in controtendenza con un aumento addirittura del 67% di produzione. Un aumento considerevole vista la tendenza del settore. I dati relativi alle vendite, invece, fanno registrare una riduzione del 6%, ma non sono grandi riduzioni rispetto al momento difficile che viviamo. Una menzione a parte meritano in questo contesto le acquaviti d'uva, che fanno al contrario registrare un aumento del 12,5% di produzione, con 1.800 etami. I consumi, peraltro, in calo dell'8% rispetto all'anno prima, sono ampiamente superiori alla produzione. Abbiamo prodotto 1.800 e venduto 3.000. Abbiamo consumato le scorte. E questo è un buon segno. La grappa, ben arrivato, dottor Pedetti. Santo subito per quello che fa con noi.
La grappa fa anch'essa registrare una diminuzione dei volumi di produzione con 80.000 edri prodotti quest'anno, l'11% in meno rispetto all'anno precedente. Dalle rilevazioni Nielsen sui canali Horeca e GDO si rileva una riduzione dei volumi di vendita in Italia, che si attestano sui 15.600.000 litri, circa 62.100 ettalitri, in diminuzione del 5,9%. Quest'anno, una cosa molto simpatica, un'indagine interna condotta anche grazie alla stretta collaborazione che abbiamo con l'Istituto Nazionale Grappa, che ha permesso di fare un'analisi sulle dimensioni e sulle caratteristiche del settore, dalla quale emerge la forte frammentazione in un elevato numero, poco più di un centinaio, di micro e piccole imprese, a fronte di poche realtà di medie dimensioni che tuttavia concentrano la gran parte della produzione. Nello specifico risulta che il 66% delle aziende ha una produzione compresa nella fascia più bassa fino a 1.000 ettalitri. Ben arrivato, onorevole senatore Sacconi, e grazie di essere qui. Mentre il restante 34% delle aziende è suddiviso in quote abbastanza omogenee fra le altre fasce di produzione. Altro dato che emerge da questa indagine è che sul piano della produzione il 10% delle aziende, quelle comprese nella fascia produttiva più alta, detengono il 64% della quota di produzione. Analoga concentrazione si riscontra sugli scaffali. Le prime 10 aziende produttrici che vendono per volumi di vendita concentrano oltre il 60% delle quote di mercato. Sul piano economico, la rilevante frammentazione del settore e le piccole dimensioni della grande maggioranza delle distillerie può essere letta da una duplice angolazione. Da un lato costituisce il punto di forza, la unicità del prodotto grappa, che è un'espressione tipica della tradizione italiana. Si collega con una dimensione artigianale, con la maestria del distillatore che custodisce e tramanda alle generazioni che seguono la propria arte e il proprio ingegno. D'altro canto, le micro e piccole imprese purtroppo soffrono, come inevitabile, più di quelle di dimensioni maggiori, gli effetti della crisi, la stretta del credito, la riduzione dei consumi, e non hanno le risorse necessarie per realizzare gli investimenti di internazionalizzazione.